finalmente ci siamo dopo tanti, tanti anni di assenza di olivicoltura a Nardò. Finalmente ci siamo riusciti. Oggi è 20 ottobre 2023, dopo 4 anni che è stato fatto questo impianto, e finalmente siamo arrivati a raccogliere le olive. Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, perché comunque nessuno ci credeva. Io sinceramente con la mia famiglia ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Abbiamo iniziato con questi piccoli appezzamenti che ammontano più o meno a 3 ettari, ma ne abbiamo fatti altri 10 e intendiamo investire ancora avanti, specialmente sulle esperienze di oggi, che veramente è una questione di orgoglio, veramente un orgoglio al top. È una situazione bellissima, vedere la raccolta fatta in questo modo meccanicamente è veramente splendida. Poi ovviamente sappiamo benissimo che ormai la manodopera nel settore agricolo, come anche negli altri settori, è diventato un problema, quindi andare a risolvere la raccolta in questo modo per noi è una cosa eccezionale. E quindi stiamo facendo anche tanto riguardo all'oleificio cooperativo, riforma fondiaria di Nardò, che ci stiamo impegnando. Io purtroppo mi sono preso la carica di presidente e mi sto dando da fare per mantenere questa struttura, nella speranza di avere un futuro migliore, come effettivamente oggi si sta prospettando. Speriamo che vada tutto bene per il verso giusto. Ovviamente puntiamo sempre al massimo della qualità, perché è la qualità che fa la differenza. Noi non facciamo olio che si vende nei supermercati, ma facciamo olio veramente di produzione neretina di Nardò. E oggi è il primo giorno, dimenticavo di dirlo, è il primo giorno a Nardò che si raccolgono le olive in questo modo, per la prima volta a Nardò. Quindi speriamo che ce ne siano tante altre aziende e che tanti giovani insomma ci credano in questo settore e che vadano ad investire per il bene comune di tutti, per il bene dell'agricoltura neretina, che tutti ci invidiano.